Grazie signora Presidente. Signor Presidente del Consiglio, mi permetta di farle gli auguri sia a lei sia al suo governo. Un governo che al di là di quello che si dice noi apprezziamo per la presenza, per le capacità, ma soprattutto perché lei ha avuto l'intuizione di fare in modo che questo governo fosse formato da 8 donne, capaci e che sono in grado di portare avanti un programma che lei ha sottolineato nell'intervento di ieri. Questo programma noi lo condividiamo pur essendo stato trattato da titoli e non certamente nel merito, perché riteniamo che quei siano i punti importanti per rilanciare questo Paese. Le dobbiamo però, come socialisti, sottolineare una sua mancanza, e cioè il problema del Mezzogiorno d'Italia, che non è stato affrontato nella debita considerazione e soprattutto non ci sono stati impulsi necessari perché questo Mezzogiorno d'Italia diventi un problema nazionale, un problema europeo. Noi siamo profondamente convinti che c'è bisogno di rompere una situazione, perché vi sono lobby e perché ci sono incrostazioni. Siamo profondamente convinti che vi è la necessità di fare in modo che ci siano interventi nella scuola, nella ricerca, nelle piccole e medie imprese. E a tal riguardo siamo anche qui per farle alcune, non domande, ma anche darle alcune indicazioni. Guardi, signor Presidente, questo Paese è l'unico Paese dell'Occidente che non utilizza i fondi pensioni. Noi dobbiamo utilizzarli perché ci sono 130 miliardi di euro che probabilmente, anzi senza probabilmente, verranno ad essere utilizzati nell'Europa in competizione con le nostre aziende. E noi abbiamo la possibilità già da oggi di mettere in piedi disponibilità, e mi avvio alle conclusioni, signora Presidente, 15-20 miliardi di euro che possono essere utilizzati per quegli impegni che lei ha assunto ieri all'interno della sua relazione. Noi siamo qui, come socialisti, a guardarla con attenzione, sapendo che il suo impegno è il nostro impegno per lo sviluppo, per la crescita di questo Paese. Grazie. Grazie.